Salve amici, oggi vorrei in qualche maniera approfondire il concetto della crisi del dominio dello spirito o della crisi del dominio nello spirito. La nostra vita, per quanto noi possiamo non accorgercene, è fatta di aspetti spirituali e di aspetti materiali. Nel mondo della manipolazione e dell'ingegneria del consenso si cerca di non far emergere la sfera dello spirito, perché è quella che ne determina la struttura dell'anima, ma soprattutto quella che determina la motivazione dell'esistenza e della vita, del valore della vita. Il potere mondiale, chiamiamolo così, anche se questa parola è un po' grande, un po' immaginaria, è un po' lontana, perché volutamente c'è una distinzione, no? Mentre prima il monarca, il dittatore era individuabile, cioè aveva una faccia, aveva un indirizzo, oggi il potere chi è? Chi è il potere? Un direttore di banca? Quale direttore di banca? Di quale banca? Chi è? Il presidente del Fondo Monetario Internazionale? Non si sa, perché è talmente il sistema, è talmente fatto in maniera che si nasconde, per cui è difficile individuare chi è il male, cos'è il male, cos'è il bene, cos'è cattivo e cos'è sbagliato. Probabilmente nella dittatura c'erano dei referenti chiari, precisi. Nella democrazia voluta apposta, tendente a una libertà materiale, volutamente è stato propagandato il male assoluto della dittatura per far emergere proprio il concetto democratico. E allora ecco che è tutto sempre difficile da capire, no? Perché se nella dittatura c'era una libertà di spirito, ma una costrizione materiale, un confinamento materiale, è vero anche l'opposto. E cioè che nella democrazia, questo tipo di democrazia, la più deleteria, abbiamo una libertà materiale, e neanche vero, ma abbiamo una libertà materiale vista solo esclusivamente nella possibilità di acquisto, cioè di avere, io posso avere tutto, posso comprare tutto, ma di fatto uno schiacciamento e una riduzione spirituale, abbiamo una costrizione spirituale, siamo sotto una dittatura che non fa emergere lo spirito, non fa emergere la volontà dell'uomo, non fa emergere il valore dell'uomo, anzi la volontà dell'uomo è stata completamente schiacciata, completamente bannata, direbbe qualcuno, completamente schiacciata e fatta sparire, perché non siamo neanche stati educati al valore dello spirito, non siamo stati neanche incoraggiati in questo senso. Come dicevo prima, nell'altro video, ci hanno confuso il verbo essere col verbo avere, che per carità anche questo ormai sta diventando un luogo comune, però di fatto perché la signora impellettata col tacco a spillo si compra il SUV in città? Cioè qual è la motivazione logica, razionale per cui una signora si compra il SUV, se non solo quella di dare l'immagine agli altri: io posso permettermelo e tu no, io sono libera al punto di poter, io sono in quanto ho, io sono libera in quanto posso comprare. Ecco, questo è un po' il neoliberismo col pensiero unico, che dà questa idea di libertà che però passa per la parte più deleteria dell'economia,
cioè l'acquisto compulsivo, l'acquisto di una produzione di bisogni che non esistono, che sono tutti bisogni indotti, sono tutti bisogni forzati. Cioè io non riesco a vendere le macchine normali, devo fare una macchina eccessiva, stupida, perché il SUV è una delle macchine più stupide che possa esistere, soprattutto contro, contro ogni razionalità, perché stiamo andando verso l'economia degli spazi, verso l'economia energetica, verso il risparmio energetico, verso tutta una serie di direzioni che sono esattamente opposte a quella che rappresenta il SUV. Ma già del SUV ne ho parlato tanti anni fa, in cui spiegavo proprio la deformazione mentale. Ora l'uomo, che è stato schiacciato nella sua spiritualità, lui vale se può rappresentarsi nell'acquisto, e in tutto questo il potere mondiale ci sta facendo una campagna mediatica. Tu esisti, tu sei vero, tu sei reale solo nel momento in cui stai nel circuito economico. Solo se tu puoi comprare, solo se tu hai un conto corrente, solo se tu fai girare denaro vali. Il tuo valore aggiunto in un sistema economico neoliberista, il tuo valore dell'esistenza, tu puoi esistere, tu hai un significato, la tua esistenza ha un significato solo se fai girare denaro. E più ne fai girare di denaro, più fai mutui, più fai debiti, più compri SUV, più compri case, più tu acquisti un valore all'interno del sistema neoliberista. Chi invece magari fa un lavoro di cultura, un valore ideologico che esprime i veri valori dell'uomo, che non passano per il consumo compulsivo e il turbo consumo, allora quello non è utile al sistema. Perché? Perché non genera flusso di denaro, perché non genera passaggio di soldi. Ora, in un sistema in cui la musica è di produzione delle multinazionali, di produzione industriale, la cultura passa solo per l'imprimatur, perché bisogna sapere solo un certo tipo di storia e non tutta la storia, le medicine passano solo per le multinazionali, perché solo le multinazionali sanno come curarti, la distribuzione passa sempre per le multinazionali, ormai siamo invasi in Italia tra Auchan, Carrefour e quant'altro, Ikea e cose di questo genere. Ormai praticamente lo Stato non ha più senso di esistere, che lo Stato dovrebbe essere quell'ente che garantisce la cultura del proprio popolo. Cultura significa futuro. Se io invece distruggo anche la cultura, cioè se c'è un settore, due settori anzi, in cui non bisognerebbe mai fare tagli, mai fare tagli, anzi infiliamoci il terzo settore, tre settori in cui non bisognerebbe mai fare tagli, sono la cultura, la ricerca e la sanità. Sono tre settori che non bisognerebbe mai fare tagli, e invece sono i tre settori che subiscono continuamente tagli. Nella cultura c'è il futuro, nella formazione, nell'informazione, nell'istruzione c'è il futuro. Io c'ho l'Italia di domani. Se io distruggo la formazione e l'informazione, ancora peggio, la blindo e la manipolo secondo quello che è il mio interesse, e la classe dirigente la faccio uscire solo dalle università private a pagamento che si possono permettere dei ricchi, ma di quale democrazia stiamo parlando? Di quale democrazia stiamo parlando? Cioè, è una dittatura economica. Allora, per l'ennesima volta, quando il ministro Kenge viene fuori e dice razzismo etnico qua là, è una copertura, è una presa in giro, è una presa per il culo, quando invece abbiamo un razzismo culturale, ma non di
della pelle. Cioè, abbiamo un razzismo culturale per cui solo alcuni che escono dalla Luis o dalla Bocconi di Milano sono deputati a essere le classi dirigenti dell'Italia, mentre tutti gli altri sono deputati a essere manipolati, rincoglioniti e consumatori. Allora questo è il razzismo economico, questo è il razzismo finanziario che distrugge gente e porta al suicidio, non la frasettina etnica che è solo una copertura mediatica e pure di bassa lega, scusate la battuta, di bassa lega. Allora voglio dire, non vuoi andare alla festa della Lega e non ci andare, ma qual è il problema? Vorrà dire che la Lega capirà che dov'è l'errore, ma anche il ministro Genge si sta prestando a questo tipo di strumentalizzazione. Allora vedesse che il tipo di razzismo culturale che invece si sta applicando in Italia e il suo partito sta applicando, perché sta portando avanti un neoliberismo sfrenato. E qui è il discorso, ecco che c'è la crisi dello spirito. Se tu le persone non le formi anche all'elevazione dello spirito, dell'orgoglio, dell'identità nazionale, dove pretendi che questa gente possa avere un minimo di dignità e di orgoglio se non la educhi fin da piccola? Ma questo era previsto, tant'è vero che la stessa educazione civica che era nelle scuole, quando c'era neanche si faceva, veniva pure derisa e presa per il culo, e il risultato si sta vedendo. Cioè un ammasso di persone in Italia che non si sentono neanche italiani, un ammasso di persone che non si mette minimamente in discussione per le cose dell'Italia, perché non si sente cittadino. Se io distruggo l'idea di cittadino e lo distruggo non finanziando la scuola, la distruggo non finanziando la sanità, lo distruggo non finanziando la ricerca, se io distruggo l'idea di cittadino automaticamente distruggo l'idea di Stato, perché le due cose sono una inserita nell'altra. Esiste un cittadino se esiste uno Stato, se c'è uno Stato esiste un cittadino. Se io ho distrutto qualunque cosa dia senso alla persona per essere cittadino, automaticamente ho distrutto lo Stato. E loro hanno lavorato su tutti i fronti, hanno lavorato sul fronte della distruzione dei cittadini, distruggendogli ogni valore, ogni riferimento sociale, dalla famiglia alla scuola, tutto hanno distrutto. Non c'è ormai più un riferimento alla Chiesa, anche la Chiesa cattolica con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi errori, e ne ha fatti veramente tanti, comunque era un collettore ed era un riferimento quantomeno di una certa etica e di una certa morale. Anche quella non c'è più, è un riferimento che è caduto. E allora ecco che escono fuori mille profeti, mille etiche, dove nel nulla che avanza domina chi? Domina solo la multinazionale. Ah, ma tu non puoi credere più alla famiglia, non puoi credere più a niente, non puoi credere più alla regione, non me ne frega niente, basta che compri i miei elettrodomestici, basta che se ti vuoi curare ti curi con i miei medicinali, basta che quando compri nei miei magazzini, se poi non hai lavoro e non ce la fai a vivere è un problema tuo, puoi anche morire, perché il neoliberismo prevede la multinazionale e un popolo di gregge. Questi sono ormai i nuovi poteri, le multinazionali del denaro, del farmaco, dell'alimentare, del petrolio, dell'energia, questo multinazionale è una massa di pecore. Se poi di queste pecore ne muore il 5, il 10%, non mi interessa. Io il mio fatturato lo faccio dove ho un'economia sana. La tua funzione è quella di fare girare denaro. Se tu non riesci ad avere un conto corrente, non riesci a stare sul mercato, non riesci a essere un turbo consumatore, è un tuo problema. Lo Stato sociale che prevede di salvare la tua vita non c'è più, perché l'abbiamo distrutto, è finito il discorso. Bene, spero di avervi dato qualche altro elemento su quello che stiamo vivendo e su cui, se non ci fermiamo,
torniamo, sarà sempre peggio, perché ripeto, lo stato sociale è sempre più in pericolo, sempre più in pericolo, per tutta una serie di motivi. Se non ci fermiamo, se non ci svegliamo, se non prendiamo la persona a fianco a noi e lo svegliamo, perché come dissi tanto tempo fa, è inutile andare a cercare il nemico lontano. Il nemico sta nella nostra pigrizia, il nemico sta nel far finta di aver capito ma non fare un cazzo. Ecco dove sta il nemico, sta dentro di noi, sta a fianco a noi. Allora cerchiamo di smuovere queste cose, perché è ovvio che c'è ancora una indifferenza diffusa, per quanto ci sono migliaia e migliaia di movimenti che si stanno in qualche maniera muovendo, anche se ancora in maniera disorganizzata. Bene, per oggi è tutto, un caro saluto.